Bentornati in un nuovo video. Finalmente, dopo tantissimo tempo, è giunto il momento dell'aspettato fact time! E quindi iniziamo subito! Allora, in primis ringrazio tutti voi di vero cuore per comunque l'affetto che mi dimostrate in ogni video sotto con tutti i commenti carinissimi. Nel frattempo fuori sta diluviando e se sentite il rumore, insomma, è la pioggia. Vorrei ringraziare tutti quanti per chi ha speso un po' di tempo per me comunque per farmi la domanda. Non ho fatto subito il video e questo me ne rendo conto, quindi volevo fare il fact time per i 500 iscritti, ma purtroppo ho voluto lasciare un po' di, cioè comunque ho voluto lasciare un po' di tempo per raccogliere più domande possibili e rispondere a più vostre domande, a più domande, insomma. E niente, allora iniziamo dalla prima. Il primo a farmi la domanda è Canale, che dice: non saprei dove farti le domande, dunque te le piazzo qua in modo ganzo. Fatto bene. Prima domanda che mi pone è: perché hai deciso di fare video su YouTube? Allora, diciamo che io quando mi sono iscritta a YouTube era il 2012 e sinceramente non avrei mai pensato di cominciare poi a fare video. L'avevo aperto più che altro per comunque sentire le canzoni, per salvarmi le mie canzoni preferite, creare le playlist e tutto. Con il passare del tempo ho fatto il mio primo video, che è appunto Il Miracolo. Che ormai ha raggiunto le 230.000 visualizzazioni ed è, ve lo linko qui se non l'avete visto. E da lì poi, se, quello l'ho fatto direttamente nel 2012, fine 2012 comunque. Dopodiché ho lasciato perdere, uno perché non avevo un computer adatto a fare video in alta qualità. E seconda cosa, perché comunque con la scuola, le cose, non, e poi anche di carattere ero molto timida, quindi non sarei mai riuscita a fare un video e farmi vedere. E quindi ho interrotto. Poi da gennaio 2014, quindi a quando risale il mio primissimo video di trucco, ho ricominciato, più per una rivincita personale, so che significa. Praticamente volevo uscire dal tunnel della timidezza, perché so che veramente era una cosa molto difficile per me parlare con qualcun altro, comunque rapportarmi con altre persone. E avevo già la passione per il make-up, per la musica, comunque per qualsiasi cosa, e ho detto perché no, proviamo. Quindi feci il mio primo video, che per fortuna ora è privato così che nessuno possa vederlo, perché l'ho rivisto pochi giorni fa ed era una cosa oscena. E quindi diciamo che per fortuna è privato ora. Però da lì ho cominciato a vedere che comunque fare video era una cosa che mi piaceva e che sicuramente mi ha aiutato molto a uscire dalla timidezza e quindi essere un po' più spontanea, più spigliata anche in telecamera o comunque a rapportarmi con altre persone. Comunque ora lavoro in un supermercato, quindi vedo gente tutti i giorni e devo per forza essere un po' più sorridente, comunque un po' più aperta anche con gli altri. E ovviamente YouTube mi ha aiutato tantissimo. Mi sono dilungata già troppo sulla prima domanda, quindi la finisco qua. Seconda domanda di Canale o non, dimmelo tu come si legge. Allora, quali sono i tuoi youtuber preferiti? Allora, io seguo tantissimi youtuber, sia maschi che femmine, e ovviamente ricordarmeli tutti adesso è un po' difficile anche elencarli, quindi se dimentico qualcuno, perdonatemi, non l'ho fatto apposta. Allora, il primo youtuber in assoluto che vi voglio far conoscere anche a voi, comunque è nato da poco,
Su YouTube, dico. È nato da poco. È un canale che fa programmi informatici, quindi fa vedere come programmare dei programmi semplici da utilizzare tutti i giorni, praticamente, per esempio come le calcolatrici, con pochi passaggi, e fa gaming, comunque musica. La parte della musica è la parte che io preferisco maggiormente, lo seguo soprattutto per la musica. È una musica electro dance, comunque mi piace molto il sound, è molto ritmica, è molto energica, è proprio come piace a me. Come dicevo, è nato da poco su YouTube, infatti ha pochi iscritti ancora. Il suo nome è Ghost Creeper 000, che ve lo piazzo qui, più o meno, ve lo metto qua. E davvero visitatelo perché, o iscrivetevi, aiutiamolo a crescere, perché veramente secondo me il suo canale merita molto. Io lo seguo da sempre, praticamente sarò stata sicuramente la prima o seconda iscritta. L'ho visto proprio dalla nascita, e soprattutto adesso che comunque con il fatto della musica mi piace molto, davvero lo seguo sempre, infatti lo trovate anche nei miei canali preferiti nella mia home. Appunto, se non lo conoscete, passate anche dal suo canale e magari lasciate un mi piace o un'iscrizione. Poi, altri canali che seguo sempre sono, vabbè, a parte i youtuber più famosi come i The Show, Favij, anche se fa gaming, ma diciamo che strappa qualche risata, e Daniele Da Sei Matter, vabbè, Clio diciamo che ultimamente non è che la seguo molto, ho visto qualche tutorial così al volo, ma diciamo. E poi invece seguo molti canali piccoli, tra cui i miei preferiti sono Jessica Mix, Dile Makeup, Mary Fantasy Ruggeri, Katiuscia Bella, Jenny Zert, Guffettina Chic, Crystal Makeup, La moda di chi parla come mangia, With Love Giulia, With Love Giulietta, Acchiappa col Fitness, Sede Channel e tanti altri. Allora, terza domanda sempre di canale. Hai mai pensato a come sarai da vecchia? Sinceramente, no. Poiché non che non voglia pensarci, ma diciamo che preferisco vivere i cambiamenti sia nel corpo, comunque nel fisico, nella mente, giornalmente. Vivo la vita giorno per giorno, quindi non penso, non faccio progetti a lungo termine, o comunque non faccio pensieri a lungo termine. Da vecchia, se dovrei fare un pensiero adesso, ora, praticamente, su due piedi, mi vedrei un po' col bastone e fare ancora video, spero, se ne sarò in grado. Ma brutta immagine. Quindi ringrazio il canale, ti mando un baciotto e grazie per la tua domanda. Seconda domanda. Jessica Mix mi chiede: dunque, la mia domanda è: il tuo make-up preferito di sempre che indosseresti per un evento speciale informale? Ciao, un bacio. E allora, bisogna vedere l'evento, di cosa si tratta. Se è una cena, se magari è un pomeriggio, se è un aperitivo, bisogna vedere sempre l'evento. Ovviamente il mio make-up preferito è lo Smokey Eyes, perché comunque avendo gli occhi a mandorla già di suo, lo Smokey li mette ancora di più in risalto. Come colori invece opterei su un oro o un argento, quindi uno Smokey oro o argento con un po' di nero o di marrone.
E magari caricare le labbra con un rossetto rosso o comunque un rossetto che dia sul rosso. Quindi credo sì, questo penso sia il più comunque che rimane molto portabile, molto elegante e luminoso nello stesso tempo. Grazie Jessie per la tua domanda. Ti mando un bacione tesoro. Continuiamo. Ciao, sono Martina. Ti seguo da molto anche se non ho mai commentato. Volevo chiederti quando usciranno altri video di massaggi, poiché è un argomento che mi interessa. Un bacione e continua così. Mi piace molto come sei. Grazie Martina, sei stata molto carina. Io quando leggo queste cose poi mi emoziono. Farò sicuramente altri video di massaggi, comunque devo continuare la rubrica. Per adesso diciamo che mi sono fermata un attimo, perché comunque inverno e per esempio un massaggio alla schiena non potrei farlo anche perché sennò mi muore di freddo. Comunque arriveranno. Partiamo prima da quelli un po' più che bisogna scoprirsi di meno, ecco, quindi arriverà il viso, arriverà il massaggio rilassante dei piedi, delle gambe e per ultimo arriverà anche quello della schiena, quindi aspettateli a breve. Non me ne sono dimenticata, voglio continuare questa rubrica che ho aperto. Un bacione anche a te. Poi, Elisa, ecco qui la mia domanda. Come hai reagito quando hai raggiunto i 500 iscritti? Allora, quando io ho cominciato a girare video, comunque a fare video e caricarli su YouTube, non avrei minimamente pensato di arrivare a 500 iscritti e comunque superarli. Quindi sono stra felice di questo. Ovviamente spero che comunque dai video si intuisca la mia contentezza, perché ecco, se vi avrei qua davanti io vi abbraccerei tutti, uno per uno. Tramite telecamera, cioè abbracciare una telecamera non è nei miei progetti, quindi diciamo che sono stra contentissima di questo, comunque che mi date supporto, mi sopportate perché capisco che guardare i miei video spesso così lunghi come verrà fuori questo sicuramente è un po' uno strazio, comunque io spero sempre di tenervi un po' di compagnia. Di non annoiarvi, ecco. Su come ho reagito invece a quando ho aperto YouTube e comunque ho visto 500, 570 adesso, ormai ho raggiunto i 570 perché questo video lo sto facendo in ritardo purtroppo. La mia reazione è stata più o meno questa. Vediamo un po' su YouTube. YouTube. Curiosiamo un pochino. Dai. Cosa? Che cosa? Non ci credo. No, no. Non è il mio. 570. 570. Sì! 570.
No, no, non è possibile. Fammi ricontrollare. She call me Mr. Bombastic, send me fastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth. Ve l'avevo detto che era un po' esagerata. Comunque, passiamo alla prossima domanda. Sì, se magari avessi scritto chi me l'ha mandata, l'ho trascritta di corsa e molte me ne sono persa i nomi. Benissimo, brava! Brava io, brava io. Comunque, mi dispiace, non ho scritto chi mi ha mandato questa domanda. Comunque, chi l'ha fatta e se seguite i miei video, insomma, riconoscerete la vostra domanda. Quale atteggiamento o comportamento non sopporti nelle altre persone? E tu come ti definisci? Ciao, un bacio. Allora, nelle altre persone non sopporto la falsità. La prima cosa che non deve esserci in un'altra persona, che deve entrare a contatto con me, la falsità. Non mi piacciono le persone false, mi piacciono le persone trasparenti, le persone sincere, leali, le persone simpatiche, sorridenti, e odio, oltre la falsità, che una persona che entra a contatto con me non deve essere musone. Nel senso sempre triste, cupo, arrogante. L'arroganza è un'altra cosa che non mi piace. La presunzione, per esempio, la presunzione di saper far tutto e magari alla fine, quando poi va a fare quella determinata cosa, non è capace. E quindi preferisco che mi dica: no, guarda, io non sono capace di farla, e pace, preferisco meglio così. E quindi queste cose. E tu come ti definisci? Allora, ovviamente io mi definisco una ragazza sincera, leale, amichevole, solare, testarda, perché ovviamente tutti abbiamo difetti, quindi la testardaggine è un difetto che mi appartiene. E, disponibile, quindi se qualcuno ha bisogno di un consiglio, di una cosa, sono la prima che li dà. E, sensibile, forse a volte anche troppo. Timida. Diciamo che la parte la parte più grave della timidezza che avevo prima l'ho superata, però comunque quando qualcuno mi dice qualcosa non riesco magari a rispondergli a tono, quindi purtroppo fa parte anche del mio carattere che sono troppo sensibile e troppo buona. Troppo buona a volte diventa un difetto e me ne rendo conto, perché per esempio essendo io troppo buona e qualcuno si prende gioco di me, io non riesco a rispondergli a tono, preferisco stare zitta ed essere indifferente a quello che mi si dice. E sì, a volte essere troppo buoni è anche un difetto, perché tutti se ne approfittano, ti trattano come ti trattano e non chiedono neanche scusa magari. E questo me ne rendo conto, però purtroppo sono così e non posso farci niente, non riesco a togliere questo atteggiamento che ho nei confronti di altre persone. Poi, ciao Jessie, ho qualche domanda curiosa per te. 1. Se dovessi mangiare solo tre cose per il resto della tua vita, quali sarebbero? Oddio, non mi è mai capitato di rispondere a una domanda simile. Comunque, se dovrei mangiare solo tre cose per il resto della mia vita, sicuramente la cioccolata, i dolci e... È difficile però.
la cioccolata, i dolci e la pizza. E tutte le schifezze del mondo si sono racchiuse nei dolci, però, vabbè, senza ingrassare, ovviamente. E poi, cosa preferisci fare in un giorno di pioggia? Allora, io non amo la pioggia, non amo l'inverno, non amo il freddo. Quindi, se in un giorno di pioggia, come per esempio lo è oggi. Oggi, vabbè, sto registrando, quindi registrare i video sicuramente è un ottimo motivo per comunque non sprecare il tempo anche se piove. Però, diciamo che proprio quando è così che magari non devo registrare, non devo fare, mi piace stare sotto le coperte, magari con un pacco di patatine, salatini o popcorn e guardarmi un film sul computer. Sono molto pigra, diciamo, sì. Terza domanda: quanto incide YouTube nella tua vita? Questa è un'ottima domanda, secondo me. Diciamo che YouTube è un hobby e quindi è una cosa che mi piace fare, la faccio con passione, ci metto il cuore. Comunque dietro a un video di YouTube c'è un tanto lavoro perché effetti speciali, magari editing, già l'editing è un lavoro. Quindi uno non deve guardare solo il video, ma pensare a tutto il lavoro che c'è dietro comunque. E ce n'è davvero tanto perché comunque dipende poi che video è, ci vogliono ore di editing. E diciamo che YouTube incide un po', però diciamo vedendola da un altro punto di vista può essere un motivo in più per non fare nulla. Quindi magari ecco, invece di stare nel letto e dormire un pomeriggio intero, uno si mette qui e carica video, comunque gira un video, lo edita e lo carica, non è non far nulla e quindi è un lavoro anche questo. Ovviamente lo faccio nei giorni liberi e che magari non se ho troppo lavoro è capitato che saltasse un video o uscisse in ritardo. Purtroppo succede e però non per questo per fare video su YouTube non esco con le amiche, non esco comunque non ho una mia vita privata. E niente, spero di aver risposto esaudientemente alla tua domanda. Perdonami che non mi ricordo chi me l'ha scritta. Scema io. Prossima domanda. Ciao tesoro, non ti farò una domanda, ma ho bisogno di un tuo consiglio. Tra qualche settimana ci sarà il compleanno di una mia amica e vorrei essere al top. Ho già scelto un vestito nero a tubino, fin sopra il ginocchio, e scarpe décolleté nere. Come make-up, cosa mi potresti consigliare? PS, ho gli occhi verdi. Allora, scusa, non ho scritto neanche il tuo di nome, quindi mi dispiace. Allora, come make-up, comunque, avendo scelto un vestito già di suo nero, scarpe nere, ti direi come trucco, mantieniti su un classico smoky. Se vuoi essere al top e comunque avere uno sguardo luminoso, potresti utilizzare appunto un color oro che abbinato appunto al marrone fa risaltare i tuoi occhi verdi. Puoi mettere una riga di eyeliner nella parte nella rima superiore e i tuoi occhi verdi spiccheranno. Quindi credo che sia la soluzione migliore. Per le labbra puoi utilizzare, mi hai detto che è una festa tra amici, quindi puoi utilizzare benissimo un rossetto rosso, se ti piace ovviamente, se no puoi optare per un rosa più tenue o un color nude addirittura, visto che comunque gli occhi saranno già, marcati di loro, di suo. E niente, fammi sapere poi come va la festa. Un bacio. Poi, ciao dolcezza, grazie. Seguo da sempre i tuoi video, sei bravissima, grazie, sei un tesoro.
Si vede che sei una ragazza semplice, solare e sincera. Grazie mille. Ora ecco la mia curiosità, più che domanda. Hai qualche stranezza, curiosità o ossessione? Sì, ovviamente sì. Qualche stranezza? Allora, qualche stranezza è che ho i nei posti più strani. Quello più strano è dentro l'occhio, praticamente ho un neo nella rima inferiore, proprio adesso non si vede perché ho la matita, comunque c'è un piccolo neo proprio nella rima interna dell'occhio. E nell'orecchio? Nell'orecchio i due posti più strani sono questi. Curiosità! Come curiosità, che vi posso dire? Aspetta, fammici pensare perché curiosità su di me. La curiosità più curiosa, scusate il gioco di parole, è che praticamente all'esame di maturità ho portato la tesina in cui analizzavo il movimento del nazismo, non dalla parte dei nazisti, ma dal popolo che lo subiva. Praticamente per collegare tutte le materie avevo preso il periodo comunque del nazismo come punto comune tra tutte le materie. E una tesina comunque incentrata sul tema del nazismo è una cosa importante. Come copertina gli avevo messo la svastica, quindi comunissima, un foglio stampato con la svastica. Quando l'ho presentata comunque alla presidentessa di esami, mi ha detto subito, appena mi ha visto, cioè non ha neanche chiesto spiegazioni di perché, e subito mi ha detto: "Ti sei presentata malissimo." Praticamente mi ha punito togliendomi dei punti dall'esito finale. Bastarda. Come ossessione invece, praticamente quando io metto le stampelle nell'armadio, la punta deve essere sempre rivolta verso la fine. Praticamente devono essere tutte le stampelle dallo stesso verso. Non so perché, però se ce n'è una che praticamente sta all'incontrario delle altre, mi sembrano in disordine, quindi è una fissazione che ho. Volevo chiederti se farai mai qualche giveaway. Non che sono interessata ai premi, perché ti seguo sempre e se mi perdo qualche video vado sempre a guardare indietro così da mettermi in paro, ma era giusto una curiosità. Non ti preoccupare, è una domanda normale. Ovviamente finora io non ho fatto giveaway non perché non ne volessi fare, ma più che altro perché non ho trovato tempo di andare in giro e farvi qualche regaletto. Comunque sì, ci saranno giveaway. Sicuramente per i 1000 iscritti, se ci arrivo, ovviamente. E non so se ce ne sarà qualcuno prima, quindi resterà una sorpresa. No, non ti svelo niente. E niente, un saluto, un caro saluto a te. Fiorella chiede: "Esci mai di casa senza trucco?" Allora, per andare al lavoro, no, mi trucco sempre. Comunque, un velo di trucco, lo metto sempre. E se sì, mi capita di uscire senza trucco, o comunque cioè, se devo scendere per andare a prendere magari, non so, il pane o una cosetta al volo, esco anche senza di trucco semplicemente. Ovviamente non mi sento molto a mio agio se ho qualche imperfezione sul viso, quindi se c'è qualche imperfezione almeno un velo di fondotinta lo metto. E quando è estate invece, sì, che magari sono in vacanza, mi cammino sem sempre senza trucco, comunque sole, mare, spiaggia, è inutile truccarmi e per poi ristruccarmi e andare al mare. Quindi diciamo che non ho problemi a uscirci senza. Ultima domanda, questa è fatta da Enzo. A che età hai cominciato a truccarti? Da chi hai imparato?
Sinceramente, rispetto ad altre ragazze, ho cominciato a truccarmi tardi, quindi diciamo che io in terzo superiore cominciavo a mettere un po' di matita o un po' d'ombretto e nient'altro e un burro cacao così. Dal quarto ho cominciato a mettere ombretti più colorati, in quinto invece poi andavo tranquillamente truccata anche col fard e con il fard e il mascara. No, il mascara l'ho messo dopo ancora. Non utilizzavo il mascara fino ai 18 anni comunque. O se lo mettevo magari per qualche evento importante. E devo dire che mi truccavo male. ho imparato. Comunque diciamo che sì, ho imparato tardi. Ho imparato soprattutto guardando mamma, che comunque lei si truccava già e ogni tanto io andavo, sgattaiolavo via, quando vedevo che non mi guardava magari sgattaiolavo via e gli andavo a rubare i trucchi e me li mettevo, poi andavo da lei, mamma come sto? Questo non lo ricordo troppo bene. E niente, praticamente ho imparato così comunque a mettere qualche trucco, qualche ombretto. Non facevo ovviamente sfumature, lo mettevo tutto a colore unico, un po' di matita e un po' di terra e il rossetto rosa, ovviamente. Mi è rimasta questa cosa del rossetto rosa, ecco da cosa praticamente. E poi vabbè. Finita la scuola, comunque, ho cominciato ad utilizzare i pennelli, ho capito come fare le sfumature anche guardando tutorial su internet e adesso ho un canale di make-up, quindi perfetto proprio, no? E niente, le domande sono finite, spero ce ne sarà, spero sicuramente ce ne sarà un prossimo video. Ringrazio tutti voi che mi avete fatto le domande, che avete speso un po' di tempo per me. Vi ringrazio ancora tutti di cuore di questi 570 iscritti. Spero continuerete a crescere, spero continuate a supportarmi e a sopportarmi, spero per molto tempo. E niente, davvero io vi ringrazio con tutto il mio cuore. Ho conosciuto grazie a YouTube comunque persone molto carine, fantastiche e niente, come ho già detto, vi abbraccerei uno per uno, ma purtroppo non è possibile. E quindi vi mando un bacione immenso, un abbraccio stritoloso a tutti, con il cuore in mano. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!